Porta mia. No, è uno scherzo. Porta Miasino. Porta Miasino. È una piccola stazione sulla linea Novara-Domodossola. Il traffico ferroviario non è molto intenso. Vi passeranno al massimo una decina di treni al giorno. Erano circa 25 anni che mancavo da Orta. Arrivando, ritrovai la stessa atmosfera, la stessa solitudine, la stessa quiete. Ma i vecchi amici, quasi tutti, non c'erano più. Dovevo farmene dei nuovi, a cominciare dai cani. La cittadina di Orta serba ancora una viva impronta di civiltà e una perfetta armonia di edifici. La sua prosperità ha origini antiche. Da quando l'imperatore Ottone I, creando il vescovo di Novara, signore di San Giulio, permise a tutte le terre del lago di vivere e svilupparsi pacificamente nei secoli, quasi una piccola repubblica autonoma. Il palazzetto dove si tenevano le assemblee della comunità del lago fu costruito nel 500, le case del borgo nei secoli successivi. Ma tutto, perfino una vecchia abitazione del 400, partecipa e vive della stessa atmosfera, rustica, romantica, patriarcale. Il turismo e il progresso sembra che non siano ancora penetrati in questi angoli, non siano ancora giunti a queste rive. Viuzze e casette quasi nascoste tra le montagne e il lago. Rifugio dove i costumi e i caratteri degli abitanti si direbbero miracolosamente ancorati a una civiltà che è soltanto nel nostro ricordo o addirittura nella nostra immaginazione. La bellezza del luogo ci illude e a momenti ci fa credere che il tempo si sia fermato. Venticinque anni fa il lago d'Orta era senza pesci. Una fabbrica di prodotti chimici, col suo scarico, aveva inquinato le acque del lago. Poi hanno detto così che mettevano dei filtri e con questi filtri avrebbero fatto in modo che, insomma, che i pesci sarebbero tornati. E oggi? Mi dica un po', come vanno le cose oggi, eh? Oggi i pesci non ci sono, perché li mettono nel lago e non vivono. Sempre così, sono cambiate tante cose. Sono passati tanti anni e i pesci del lago d'Orta non ci sono. In compenso qui c'era un bel battello grosso, un battello come c'è negli altri laghi, che fa il servizio tutto intorno, come sul lago Maggiore, sul lago di Iseo, sul lago di Garda. E questo bel battello oggi non lo vedo più. Non rendeva. Ah, non rendeva. Ma voi per andare a Spoluzzolo non farete mica come San Giulio, che stendeva il mantello sulle acque e remava col bastone. Il barcaiolo esagerava. Per essere giusti non si può negare un lieve progresso. Con il nuovo sistema di depurazione, tra qualche anno il lago d'Orta riavrà davvero i suoi pesci. Disse Latin Calluzzo, ove ten vai, o misero, disse il Luzzo a Latinca, al lago di Braguzzo, morale, o Tinca, o Luzzo, o lago di Braguzzo. Ernesto Ragazzoni ha scritto questa poesia, mi sembra, prima che la fabbrica inquinasse le acque del lago. Non è vero, ingegnere? Certamente. Ma Ernesto Ragazzoni era di Orta? Sì, di Orta. Tu l'hai conosciuto? Io l'ho conosciuto, sì. E che tipo era? Ma, un po' matto, estroso, faceto, pieno d'ingegno.
e queste manifestazioni geniali distribuiva largamente intorno agli amici. L'atmosfera del lago, secondo me, favorisce l'amicizia, è vero? Io credo, perché intorno a me ho sempre trovato molti amici del lago. E quelli che sono scomparsi sono stati sostituiti da altri amici, validi come i primi, non inferiori mai. First time you come to Horta? C'est la première fois que vous venez à Horta? Ma se sono di qui! Se sono di qui! Sono indigene! È vero quello che dice? Sì. Siete di Horta? Sì. E cosa fate qua? Lavoro in una fabbrica. Anche lei? Sì. Una fabbrica dove? Di che cosa? Di mattoni. Io credevo che foste norvegesi, no. O svedesi. Ah, ho capito, le ragazze di Horta, le operaie di Horta oggi si travestono da turiste. Ecco l'unico caso in cui il presente non fa rimpiangere il passato. No più lungo i rive serenadine, no sotto i balconi rispeti d'amor, no più tresse d'oro, no scale de seta. E questa chi è? Una dama veneziana? No, è una viava di 200 anni fa. È vero, le somiglia anche un pochino. Tante cose qui a Horta somigliano a Venezia. Il verde dei giardini chiusi, i palazzotti che si specchiano nel lago, le soglie coi tre gradini che scendono nell'acqua. L'isola di San Giulio è proprio in mezzo al lago e davanti alla città. Per la sua sicurezza fu spesso rifugio di principi e di popolo. Nel Medioevo, sempre per la stessa ragione, fu la vera sede del comune. Le sue case e le sue ville sono la vivente testimonianza di quasi 10 secoli di storia. La chiesa, che ancora oggi è la parrocchia di Horta, contiene uno dei monumenti più belli dell'intera cristianità, e cioè il famoso pulpito in marmo nero, esempio rarissimo di scultura preromanica. San Giulio varcò le acque sul suo mantello e remò col bastone. Giunto all'isola, distrusse i draghi che la infestavano. Come sempre, la leggenda ha un fondo di vero. Fu l'alba della civiltà per questa civilissima regione.
un fiordo norvegese innestato su un lago lombardo. Anche questo è vero, certamente. Ma lassù in alto, tutto intorno al lago, quanta varietà di natura, quante sorprese. La riva occidentale, dove domina lo strapiombo della Madonna del Sasso, è molto più alpestre dell'orientale. Tuttavia, da una parte e dall'altra, in mezzo ai boschi e ai giardini, nella stessa solitudine e nella stessa pace di tanti anni fa, ancora si alternano le chiese, i sagrati, le ville dei signori. Ancora le architetture, secondo l'ideale dell'arte barocca, paiono sbocciare naturalmente dal paesaggio. Ho capito perché hai scelto questo posto. Hai davanti il panorama più bello del lago. Sì, ma quando lavoro non lo guardo. Se no, addio. Casomai guardo questo. La fuga in Egitto. Come va che c'è quell'affresco lì? Una volta era un convento. Sì, ma un convento molto strano, unico nel suo genere. Il Sacro Monte di Orta è un immenso parco dove sono sparse 22 cappelle, una diversa dall'altra, su disegno di padre Cleto da Castelletto Ticino. Oltre il ricamo delle inferriate, nell'interno di ciascuna cappella sono gruppi di statue di terracotta. 376 figure, tutte a grandezza naturale. Una specie di teatro immobile sui fondali delle pareti affrescate. Drammatici tableau vivant di grande efficacia spettacolare. Le scene rappresentano episodi della vita di San Francesco d'Assisi. Un capolavoro alla cui esecuzione si attese per un secolo e mezzo, tra la fine del Cinquecento e il principio del Settecento. Sempre a mezza costa e quasi alla stessa altezza del Sacro Monte, sono tutti intorno al lago altri eremi, altri conventi e altri sagrati. Luoghi di pace, di preghiera o di studio, rimasti intatti attraverso le vicende dei secoli, attraverso le burrasche che sconvolgono periodicamente il mondo come la vita di qualunque mortale, guerre e calamità antiche e recenti. Lei di dov'è? Di Bergamo. E quanti anni ha? 73. E cosa fa qui? Faccio il verniciatore. Ma viene a fare il verniciatore fino quassù, al convento del Mesma, sul lago d'Orta? Sì, perché sono richiesto da loro, perché io lavoro speciale. Chi sono loro? I frati, i francescani. I frati francescani? Sì. E cosa le danno di compenso? Oh, c'è da mangiare, da dormire, e poi mi pagano. E da bere anche le danno? Sì. Cosa le danno da bere? Il vino. Vino buono? Buono. Buono? Sì. Vino sciolto o in bottiglia? Ah, un po' per qualità. E che cosa vernice in particolare? E le porte dei chiostri, delle celle dove vanno i padri. Ah, quei bellissimi chiostri che chiostri, sono qui. Sì. E quella porta qui che vedo tutta scostata, quella lì? Anche quella lì. Anche quella lì? Sì, si fa anche quella lì. Si raschia, si pulisce, si stucca e poi si vernicia. Insomma, lei è contento, eh? Contento. Ah. Desidera? Vorrei visitare il convento per vedere se è rimasto tutto come una volta. È già venuto da noi? Sì, sono stato. Si è trovato bene allora? Sì, mi sono trovato bene allora. Ma lei piuttosto, lei come mai è così contento, sorridente, eh? Con l'aiuto del Signore.
Qualcosa di questa antica pace resta ancora oggi nei paesi intorno al lago. E il sabato sera i giovani operai si radunano ancora nelle vecchie osterie, così come facevano i loro padri. Buonanotte! Buonanotte!